noi come ogni anno diamo una morale positiva a tutto quello che è il discorso dello spettacolo, la struttura dello spettacolo. Quest'anno parliamo di adozione a distanza, anzi se potete farla fatela, quello è fondamentale, deve passare questo messaggio, dove appunto arriva questo bambino che... Bambino, noi pensavamo fosse un bambino, invece anche questo bambino è cresciuto, perché ormai sono più di 30 anni che la famiglia Colombo manda i soldini in Brasile per l'adozione a distanza appunto di questo ragazzo uomo. Arriva e ne succederanno delle belle, insomma, una cosa molto molto particolare, molto carina, molto bella. Ma la sorella non è gelosa di questo figlio? No, no, perché non è questo massimo di bellezza. No, è molto spiritoso. Danilo Parini, molto bravo, che interpreta questo personaggio, Gegè, e devo dire lo fa molto bene. È un personaggio però caricaturale, per cui insomma non è una bellezza. Per cui la Mabiglia e la famiglia stessa lo accoglie a braccia aperte. Ecco. Mabiglia, cosa c'è? Don Luigi, devi venire qui a dirmi che... è arrivato il nostro bambino, quello del Brasile. Oh mamma! Quello che abbiamo adottato il vecchio truo. Oh mamma, ma veramente! Mamma, vedrai che è venuto qui a chiederci i soldi che ci ha dato fino adesso. Mamma, c'è un problema. Pensato, però non è giusto, ne. Non è giusto. Brava. Roba data, più ridata, va all'inferno incatenato. Bravissima, ecco. E poi a caval donato non si... Brava, vede. Io non so chi è quel donato lì, però c'hai ragione, c'hai ragione. Cavallo! Cavallo, 1, 2, 3, ciappacacchè. Ma sa che c'entra? Invece non te le dico. Oh, mamma, sa ferma, bisogna escogitare qualcosa, mamma. Mamma, escogita, escogita! Sono già 17 anni che la mia Teresa... lavora sui palcoscenici di mezza Italia, insomma, e sono orgoglioso e contento di questa cosa, perché insomma è andata veramente bene, siamo riusciti a ringiovanire un po' i personaggi, insomma, e sono entrati nel cuore della gente. Per noi l'importante era non far dimenticare, no? Tutto il lavoro che aveva fatto il grande Felice Musazzi insieme a Tony Barlocco, che erano i fondatori della compagnia. Quindi io penso e spero, insomma, che ci siamo riusciti. Quando mi chiedono che lavoro fai, faccio fatica a dire che faccio l'attore, perché non mi sento tale. Sono uno che sale sul palco tutte le sere, mi diverto, abbiamo la fortuna di vedere comunque le sale sempre piene rispetto magari a tante altre realtà, e non lo so, non mi sento attore, mi sento uno che fa un bel lavoro divertendo e divertendosi. Io è da 31 anni che sono legnanesi e 16 anni che faccio Mabiglia, e dico sempre, auguro a tutti di fare un lavoro così, cioè un lavoro che passa allegria alla gente che ne ha bisogno oggi come oggi con la crisi che c'è, e passa tanta umanità, perché noi, la nostra chiave di lettura, il nostro successo è probabilmente, come dicono tanti signori e signore che vengono a vederci, è che facciamo ridere con molta umanità, e questa cosa è la cosa più bella del mondo, passare umanità alla gente, secondo me, facendo un lavoro comico come il nostro, è incredibile. Perché ti sei andato un po' sordi? Perché? Sì, perché? A che ora? 7:30. Te le vedi, ma le furbano. La vede come furba, Don Luigi? Alle 7:30 ci confessi, ed esse mesa la babà l'ho, porca vecchia, nel papiglio del Bertone. Oh, pianta, perché te non fai peccato. Io li faccio, ma non mi confesso. Ma pianta, la mia bambina è tutta casa e chiesa. Sì, è il tragitto che la ciula, porca. È quel pezzo lì, è quel pezzo lì. Noi abbiamo sempre... questo modo di andare sul palco, proviamo, facciamo le prove anche noi, però specialmente io e Antonio andiamo tanto a braccio, non seguiamo il copione, quello che viene in mente, poi, perché poi non lo conosciamo il copione, perciò ecco che ti porti a divertire, io magari dico qualche parola per far ridere lui e viceversa, sì è vero, in primo luogo siamo i primi a divertirci. Quest'anno ci sono molte piume, appunto perché c'è il finale primo tempo dedicato al Brasile, dedicato al Brasile di Gegè, no? Di questo figlio brasiliano,
Per cui in Brasile cosa c'è? Il Carnevale di Rio, piume, paglietta a chili. E quindi ci sarà questo finale primo tempo dedicato alle sambe, dove la Babiglia dedica questo balletto a Arbore, Cacao Meravigliao. Cosa potevo fare se non il Cacao Meravigliao? Un bellissimo balletto. Buongiorno a tutti! La soubretta, guardi che venchidio, poi scapino. Nella seconda parte si parla di viaggi, si parla di navi, di queste situazioni, proprio dove appunto la Mabilia addirittura diventa una soubrette di questa nave meravigliosa da crociera, e anche lì grazie al nostro figlio adottivo che succede questa cosa, poi il tutto condito chiaramente da musica, costumi, scenografie meravigliose, un finale del primo tempo in Brasile strepitoso, insomma anche quest'anno secondo me i legnanesi hanno pescato il jolly. Questo grande carnaval, meraviglia Rio Signor, il Rio del Carnaval. Alle nughe mia, a son chi. Ragazzi, venite a vederci, perché veramente una sana risata fa sempre meglio di una scatola di supposte. Ciao a tutti! Ma che sera l'è? Quanta allegria che chi, quanta bella gente che festeggia il carnaval, festeggiamo tutti insieme questo grande carnaval, meraviglia il mio signore, il mio carnaval. Muovi la cabeza,